Mi chiamo Adama Dumbia, vengo dalla Costa d'Avorio. Siamo contenti di lavorare per la comunità di Fano. E siamo molto contenti perché Fano è una comunità molto bellissima. Le persone sono molto gentile. Hanno iniziato questa mattina la loro attività di volontariato con la cura del verde nella zona di Cucurano, 4 dei 32 profughi ospitati nelle strutture di Magliano e Belgatto. Un'accoglienza coordinata dalla cooperativa Labirinto che si occupa della parte amministrativa, sanitaria e della loro integrazione. Il progetto, spiega l'assessore ai servizi sociali Marina Barnisi, è iniziato con la firma del protocollo tra la prefettura di Pesaro Urbino, il comune di Fano e le associazioni di volontariato che si occupano di inserire i rifugiati nelle diverse attività. Poi ci sono altre tre associazioni che partiranno successivamente in altri quartieri di Fano, su Fenile, Centinarola e San Lazzaro, e il comune di Fano con le associazioni di riferimento creerà poi degli appuntamenti con gli studenti di testimonianza e anche di scambio e di visita nelle strutture. I ragazzi che hanno aderito alle attività sono stati scelti per le diverse mansioni a seconda delle loro capacità e anche in base ai precedenti impegni nei paesi di origine. Vengo dal Ghana, sono molto contento di essere qui e mi piace molto l'Italia. Sono venuto qui a causa dei problemi che ci sono nel mio paese, a causa della guerra. Laggiù ogni giorno ci sono dei combattimenti. E sei contento di lavorare qui? Sì, sono contento. Sono molto contento di lavorare qui. Un'iniziativa utile per i rifugiati, tutti i ragazzi tra i 25 e 30 anni provenienti da Ghana, Costa d'Avorio e Pakistan, che così facendo riescono ad inserirsi meglio nel tessuto della comunità fanese, ma allo stesso tempo anche la comunità stessa ne trae vantaggio, proprio perché gode dei risultati del loro lavoro. Oggi ho avuto l'occasione di conoscere questi ragazzi. Sì, sono voluto venirli a salutare perché questa è una bella iniziativa. I servizi sono diversi, in questo caso si parla di taglio d'erba, ma sono diverse le associazioni che hanno coinvolto questi ragazzi per diverse tipologie di volontariato che sono servizi a favore della città. Però ecco, la cosa importante, non ci sono prestazioni economiche, quindi è meramente volontariato, per cui è un restituire qualcosa alla città. Le associazioni Mimose e Coming Fano coordinano e aiutano questi ragazzi nei lavori di ripristino del verde pubblico. Il presidente Giampiero Pedini invita anche le altre associazioni del territorio ad aderire al progetto. È un invito a tutte le associazioni a aderire a questo progetto della prefettura del comune di Fano, perché poi i fini delle associazioni sono quelli di stare vicino ai cittadini attraverso questi importanti progetti.